Giovanni. Non chiamo mai il suo Vangelo Vangelo, dicevamo, però un Vangelo. Quanti sono i Vangeli, signori? Ah, ma che tu si chiesa tutto? Ah, bello, bello così. E che Vangelo è? L'uno. Di Vangeli ce n'è uno. Tutti gli altri 31. Chi è? Cos'è? Notate, lui, la sua persona è il Vangelo. Ma solo lui? Sì o sì? O no? Pinco Palino, lui? Nito Crut? No, no, quelli non sono Vangelo. Quelli sono annunciati dal Vangelo. Quello che Gesù ha detto è Vangelo. Vi annuncio un Vangelo. Quello che Gesù ha detto e quello che Gesù ha fatto. Quindi quanti sono i Vangeli? Giù. Lui, cioè la sua persona in se stessa, è Vangelo. Ricordate, ai pastori la notte di Natale, gli angeli cosa dicono? Vi annunciamo un Vangelo. Nella stalla è nato un bambino. Il bambino è il Vangelo. Questo è il primo, è il centro del Vangelo, il nucleo. Lui come persona è il Vangelo. Poi, insieme con lui, quello che ha detto e quello che ha fatto. Però, noi sappiamo che nella Bibbia di Vangeli quanti ne troviamo? Che sono Geremia. Dai, ditemeli. Cominciamo da quello più, il primo scritto, il più antico. Marco, poi Matteo, poi noi sappiamo che a ognuno di loro possiamo dare un titolo e sappiamo che risponde a una domanda, cioè cerca di affrontare, imposta il racconto di quello che Gesù ha detto e fatto per poter rispondere a una domanda, a un problema che è concreto nella comunità nella quale il Vangelo è stato scritto o per la quale è stato scritto. I titoli possono variare. La domanda, quella è centrale. Il titolo di Marco. Vangelo del catecumeno. Cioè è il Vangelo scritto per chi chiede di poter entrare nella chiesa, di chi chiede il battesimo. Nel catechismo. Il catechismo della prima generazione cristiana come veniva fatto? Raccontando la storia di Gesù, raccontando la storia degli inizi della Chiesa, come Dio era presente e agiva attraverso gli apostoli, eccetera, eccetera. Se noi oggi il catechismo lo facciamo dicendo altre cose, possiamo riempire la testa dei ragazzi delle nozioni che vogliamo, ma quel che è Gesù Cristo... È vero, questo lo sapete bene. E vale sia per i catechismi che si fanno in chiesa, sia per il catechismo spicciolo che si fa a casa. Perché il vero catechismo è che non è quello che si fa in parrocchia, né? È quello che si fa in casa. Col modo di parlare, col modo di fare, col modo di vivere, con le scelte concrete, nel modo di relazionarsi quotidianamente. È vero o no? Non è una novità quella che vi sto dicendo, è l'ABC. Poi la parrocchia completa... Se c'è stata questa iniziazione reale, vissuta a Cristo, con i catechismi che si fanno, che si deve cambiare al momento. C'è stata data a noi, non abbiamo potuto trasportare. Siccome noi dobbiamo riconoscere che i cai come me, che quando si è ignari, non è che si parla solo molto di Gesù Cristo, chissà che adesso comincia a parlare un po' di più di lui, no, in modo che loro, i ragazzi di adesso, quando saranno con i capelli bianchi, non dicono, siccome il mio tempo mi parlava un po' di Gesù Cristo, cominciò a parlare, perché sennò vuol dire che per due generazioni, de neuf, vuol dire appena quello, speriamo. Sono già cambiati molto da quel che erano. Ah, ve l'ho raccontata ancora per dire come era il catechismo, verso la fine degli anni 60. Sì, lo so. La domenica, durante i catechismi, facevo il giro, stavo fuori dalle aule per sentire un po' come andava le robe, per vedere. Arrivo davanti a una porta e sento mistero principale della fede, la catechista, e ignari.
Unità, Trinità di Dio, carnazione, passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo. E poi una seconda volta, poi una terza volta, poi una quarta volta. Ma che non la faccio, perché? Anche perché che cazzo deve fare a largo totem. Sai che quel giorno lì forse l'ero preparata, la che mi pensa, l'una che cercate. Allora vado dentro, silenzio. Provate a ripetere quello che avete appena detto. Signore, tu con te. Unità, Trinità di Dio, carnazione, passione e morte di nostro. Carnazione. E cosa sarebbe? Carnazione. Silenzio. La mucca. La mucca. Classico proprio. Ecco, spero che oggi lo facciano meglio. So che non si fa, ma neanche allora non si faceva più così, ma che la volta le andava di sé, e comunque mi è rimasto davvero, perché io la piede buona volontà. Vabbè, sto facendo qua io. Allora, il Vangelo dei Catecumeni, e questo voi sapete lascerà un segno nel Vangelo stesso. Sapete che il Vangelo di Marco è uno dei due Vangeli che ha una doppia conclusione, una doppia finale. Chi c'era allora forse se lo ricorda, chi non c'era. Perché, essendo il Vangelo dei Catecumeni, cosa annunciava di Gesù? Cosa che descriveva in particolare? La storia di Gesù, arrivando alla morte e accennando soltanto alla risurrezione. Perché accennando appena appena alla risurrezione? Perché nella Chiesa primitiva c'era tutta la catechesi prebattesimale, come facciamo noi, la catechesi che prepara i sacramenti, in un certo senso, se volete. Ma non si fermava lì. È il de che giulce pa al batesco, col cavolo che gli era finito di prepararsi. Sapeva che quel momento era solo una tappa. La formazione cristiana continuava con tutte le catechesi post-battesimali. E per battesimo, il battesimo, il cresimo, l'Eucaristia. I tre sacramenti dell'iniziazione sono sempre stati uniti nell'antichità, le dopo che verranno separati. Per cui tutto quello che riguardava le prove della risurrezione, quindi le apparizioni eccetera, arrivava dopo. Ma quando a un certo punto il Vangelo di Marco dà libro interno alla Chiesa di Roma e Italia centrale, più centro meridionale, diventa un Vangelo riconosciuto e utilizzato in tutte le chiese per la celebrazione liturgica, per l'Eucaristia in particolare, come si fa anche, era monco, che in fondo, proprio lì dove c'è l'annuncio fondamentale, quello che dà senso a tutto il resto, Gesù è risorto, basta. Ma è risorto, che preghe, che testimonianze ci sono che davvero è risorto. Allora, quello è stato aggiunto. La seconda metà dell'ultimo capitolo viene aggiunta quando il Vangelo viene diffuso e non viene più utilizzato come catechismo per arrivare al battesimo, ma come uno dei Vangeli che si utilizzano per la celebrazione nella Chiesa. Per cui attualmente, diciamo, questa seconda parte, questo completamento, non è stato messo al posto dell'ultimo capitoletto che era corto, 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 tiron via che all'è, completò. No. È stato aggiunto quel che c'era, per cui c'è una conclusione e poi comincia da noi fa avanti, riprende accennando a varie testimonianze per poi concludersi di nuovo. Ha una doppia conclusione, quello che succede al Vangelo di Giovanni. Giovanni è un altro Vangelo che vedremo dopo, che ha una doppia conclusione e vedremo anche il perché, per un motivo diverso comunque quello di Giovanni. Allora è il Vangelo di Catecumeni e risponde alla domanda... Quale? Perché quale uomo? Chi se lo ricorda perché? Quale uomo? Perché questa domanda? Perché non a caso scrive il suo Vangelo a Roma. È il centro di un impero in quel momento, né? La mia è una cittadina di quarta categoria, non un Cocantù, in una regione che non conta niente. È il centro di un impero. Parla per cittadini romani o per gli schiavi dei cittadini romani. E il romano sa che lui non è andato a conquistare l'impero per lavorare per gli altri, per mettersi a servizio degli altri, per far star bene gli altri. Sta a casa sua, semmai, è vero o no?
E allora conquistassi un impero per acquistare benessere. Chi è il vero uomo secondo il romano di 2000 anni fa? È colui che può vivere, può imporsi, cioè può comandare sugli altri, può farsi obbedire perché ha alle sue spalle la forza dell'impero e vive di rendita. Non ha bisogno di lavorare per vivere perché è tutto un impero che lavora per lui. Voi sapete che in quell'epoca le galee romane facevano la spola tra l'Egitto e Roma per portare il grano egiziano. Stranamente allora l'Egitto era uno dei serbatoi, o dall'Italia del Sud, la Magna Grecia, portare il grano a Roma. Per chi? Per la plebe romana. Perché il cittadino romano che non aveva un censo sufficiente, ma che era cittadino romano per nascita e non aveva ricchezze proprie, viveva di pensione sociale. Viveva a spalle dell'erario. Aveva un tot. I cadaveri che occorreva per vivere, cioè la famiglia vive da sole, però era garantito il necessario, gratis. Perché è cittadino romano. Se io sono convinto che il vero uomo è colui che può comandare, può farsi obbedire e vive di rendita, e a me aggiunga la pensa in sé, quando andrà a dire che un tizio nato in una stalla, vissuto del suo lavoro, lavorando lui, fino agli oltre 2 o 3 anni, quando ho cominciato a predicare, è morto ammazzato dal potere imperiale, è il vero uomo. Credo di Matteo se semo. O cambia idea di uomo, o col cavolo che può, al di là della buona volontà o cattiva volontà, si trova in una situazione di mentalità che gli rende impossibile accogliere il Vangelo. Quindi o cambia l'idea di uomo, o annunciare il Vangelo è inutile. Però quando c'è stato il primo imperatore dichiarato, Roma, dichiarato cristiano? Siamo al 4° secolo, E non è Costantino. Costantino non è mai stato cristiano. È stato battezzato sul letto di morte Costantino, È soltanto dopo, è nel 5° secolo, con Teodosio, eccetera, che... Matteo è chiamato il Vangelo della comunità, perché è per definizione l'evangelista Matteo che si preoccupa della comunità cristiana. A quale condizione la comunità cristiana è davvero cristiana? E risponde alla domanda... Ma qui qualcuno sa tutto. Quale chiesa? Vi fa piacere, Sono contento, perché vuol dire che qualcosa si ricorda o si va a Eder. Ma per voi sapete dove andare a vedere, e non è poco neanche quello, è vero o no? Luca scrive il suo Vangelo nell'area greca, ellenistica comunque, Grecia, Turchia attuale più o meno, quella zona lì. È chiamato il Vangelo della... oppure anche il Vangelo del Catechista... E ha un altro problema, lui deve rispondere a quale domanda? Quale? Perché questa domanda? Ma io potrei anche credere in 100.000 dei, ma in che senso questo mi impedisce di poter cogliere l'annuncio del Dio di Gesù Cristo? Perché quel Dio che io credevo soltanto per chiedere, qua è diverso. Ma a te sembra che noi cristiani non chiediamo mai niente? Sì, però anche lo là dice. E che è il vero problema? Nessuno ha che l'idea là. C'è quell'aspetto lì. C'è anche un altro. L'idea che i greci avevano dei loro dei non era fondata su valori morali. Il bene, il giusto, il vero, l'onesto, eccetera, eccetera. Era fondata su valori di potere. Gli dei greci sono connaturati dalla caratteristica del potere, non dalla caratteristica della morale. E infatti, se voi leggete le storie degli dei greci, gli fa una figura di cacca che le belle, perché sono spesso e volentieri più crudi, più duri, più disumani degli uomini. Anche noi ti assumbrai a fare le stupidate, è vero o no? Ma gli dei è peggio. Perché non li riguarda. I greci se li sono inventati così, li hanno pensati così i loro dei. I greci e i loro dei non invidiavano il giusto, il vero, il bello, il bene,
invidiavano il potere, la vita, l'immortalità, questo invidiavano i loro dei. Perché i loro dei erano per sempre, invece loro erano mortali. E l'idea di dover morire per i greci la restava che... Tu dici, mi appena l'urne, eh? Mi appena l'urne. Ma culturalmente erano ossessionati da questa vita che ti scappa tra le dita e ti viene rivoltata contro, anche se tu non hai fatto niente per meritarti questo, diciamo. Per cui Luca, che è greco di origine, e quindi sa come la pensano i greci, di cosa si preoccupa? Di cercare di modificare la loro idea di Dio attraverso il racconto del Vangelo. Perché sa che se non arrivano a cambiare quella, da dei che si divertono col destino a far quel che vogliono, a usare gli uomini come vogliono, arrivare a un Dio che si compromette per l'uomo, per permettere all'uomo di avere una speranza, chiede cambia cu completamente sul modo di pensare Dio. E sa che se non arrivano lì, il Vangelo passa sui cu. Ecco perché c'è questa domanda, quale Dio? E Giovanni, l'ultimo, il Vangelo dell'amore, giusto? Infatti è proprio caratteristica di Giovanni di unificare tutti i precetti di Gesù in uno solo, che è fatto di due però. Credere in lui e amarsi, amare l'un l'altro come lui ha amato. Dove i due non sono mai separati, gli do facce della medaglia. L'amore, amatevi l'un l'altro come io ho amato voi, staccato dal credete in me, non ha senso, non può stare in piedi. Ma non è mai soltanto l'amore, l'amore unito al credere. E quindi il Vangelo dell'amore e risponde alla domanda, quale fede? Non vi sembra strano che entra chi la fede? Eppure questa è una delle caratteristiche principali che andiamo a vedere adesso, sperando di non farvi addormentare, perché io preferisco davvero leggere sempre il Vangelo.